Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di make-up, come avete potuto leggere dal titolo, sempre con make-up low cost. Oggi principalmente utilizzerò Essence e Catrice. Non sono da sola, sto facendo la lampada anche alla micia, ok? Questo video lo voglio fare un po' diverso, nel senso che voglio creare due look con la stessa palette, e la palette in questione è questa, la Mermaid della Essence, quella che ha questi colori bellissimi. Sono un po' tutti shimmer, però secondo me può venire qualcosa di carino, quindi volevo fare appunto due trucchi occhi con la stessa palette. Quindi prima vediamo il primo e poi il secondo. Iniziamo però con la base. Per fare la base vado a mettermi lo spray, il primer, questo sempre della Essence, l'HD Hydra, che è quello al cocco, penso che ormai lo conosciate tutti. Ok, come sempre c'è da farsi il bagno, lo faccio asciugare un po' ma mi aiuto. Inizio a prendere tutti i colori del mondo. Ho questo amico che si chiama Pupo, che ormai fa parte di me, va bene. Allora, questa volta come correttore vado ad utilizzare il 10 Light Beige, questo di Catrice, che anche questo qua l'ho trovato molto sottile, molto light, anche se oggi magari ci andava anche qualcosa di più, un pochino più potente. Inizio a far così e sempre con la mia spugnettina di Essence, quella con la forma improbabile, vado a stenderlo. Ne vado ad aggiungere un pochino e poi mi aiuterò col correttore nei punti più rossi. Come correttore vado ad utilizzare il 10 Ivory, sempre di Catrice, che è il Light Reflection, questo qua. In questo punto dove ho il mio amico uso il dito, così non lo porto troppo in giro. Il mio amico ormai mi tiene compagnia da un sacco di tempo. E poi il resto con la spugnetta. Sugli occhi metto il Prime and Fine, questo qua, sempre di Catrice, come primer. Non avevo notato che ci fosse, l'ultima volta l'ho trovato e quindi ho voluto provarlo. Vado sempre con la spugnettina. Prima appunto a stendere un po' di primer ed ora li metto anche su un po' di correttore, sempre quello di prima. Ok, ora vado a fare un po' di contouring e utilizzo questa palette qui, quella di Essence, che l'hanno bistrattata in tantissimi, ma io mi ci trovo bene, soprattutto perché è in crema. Utilizzo più che altro i colori freddi, cioè questo, questo e questo, quindi solitamente più questo, mentre uso meno gli illuminanti. Mi piace perché appunto prima di tutto è in crema e poi diventa tipo polverosa, quindi vado a metterla un po' nelle zone del contouring, cioè non resta appiccicosa. Sapete, io sono, odio tutto ciò che appiccica e resta pesante, quindi metto un pochino anche sul mio nasone, anche storto.
e inizio a sfumarlo un po'. Provo con questo pennello, dipende, di solito mischio un po' i pennelli fin quando non ho la sfumatura che mi piace. In questo caso ho usato questo qua. Prendo un pennello un po' più grande e vado a distribuire un po' meglio il tutto. E ora, prima del blush, vado a mettere la cipria per iniziare a fissare, perché con le creme ho semifinito, vi dico semi perché l'illuminante sarà un po' cremoso. Come cipria vado a usare questa qua, che è in polvere libera di Catrice. È fatta così, come tutte... Vediamo se riesco a farvela vedere. Non ce la farò mai. Come tutte le cipre in polvere libera. E anche questa qua la trovo molto morbida. Ok, ora vado con le terre. Vado con il mio blush. Per il blush ho deciso di utilizzare questo un po' pescato della Essence. Questo che è il Mosaic Blush. Ed ora l'illuminante. Allora, l'illuminante... Ho detto, appunto, vi ho fatto uno spoiler perché vi ho detto che non era del tutto in polvere, ma è in stick ed è il Prismatic Color Lighter, questo qua, quello della Essence. Mi piace un sacco, ok? Mi piace un sacco ed è fatto così, è quello a stick, come il burro cacao. E lo applico solitamente con le dita, quindi faccio così e poi vado a picchiettarlo nella zona dell'illuminante. Mi piace un sacco, vedete che effetto che fa, è fantastico. C'erano anche degli altri colori, sembra che c'era anche sul rosa e sul bianco, ma questo qua che dà un riflesso violaceo, rosino, lo adoro. Poi lo metto anche qua in mezzo. Allora, questa qua è la base viso che terrò per entrambi i look, quindi dopo andrò a struccare solo gli occhi e faremo l'altro trucco. Allora, per il primo trucco vado a prendere la mia palettina, voglio utilizzare i toni dell'azzurro, vedete ci sono proprio due toni, quelli dell'azzurro e un po' del verde, del petrolio e poi quelli del rosa. Quindi voglio appunto, come vi dicevo, utilizzare i colori azzurri, così l'altra volta ve l'avevo fatto un trucco rosino, oggi ve lo faccio, il primo ve lo faccio azzurro, l'altro per forza sarà un po' rosa, ma non è detto. Allora, sono ispirata dal blu, quindi si è capito, vado a prendere il mio pennellino da sfumatura e vado a mettere come colore di transizione, inizio a mettergli questo qua in alto, questo, e lo vado a mettere in alto nella piega. Poi vado a prendere il verde, questo qua, questo, e gliene vado a mettere un puntino alla fine qua. Vado a sfumarli insieme. E adesso vado a prendere il verde più chiaro, cioè questo, quello in mezzo, e lo vado a mettere sul resto della palpebra. Con il dito ora vado a prendere il l'oro, quindi col dito, e lo metto in centro, picchiettando. Col pennello vado a prendere sempre l'oro e ne vado a mettere un po' anche sotto le sopracciglia. E qua.
sempre con l'azzurro, con i primi due, quindi questo e questo qua, vado a fare anche un po' la rima sottostante dell'occhio. Quindi prima utilizzo quello chiaro e poi quello scuro. Enfatizzo un po' di più la parte finale, aumento un po' lo scuro, sempre con quello più scuro che c'è sotto, con questo. Ed ora voglio andare ad utilizzare questa matita qua, questa qui, la Rose Gold, sempre di Essence, fatta così, a lamina, che fuoriesce. È molto long lasting ed è molto morbida, quindi vado a metterne un po' sopra. Le adoro un sacco queste matite perché sono morbide, spero che si veda, sono morbide e scrivono benissimo, guardate, mi piacciono da matti e soprattutto brillano, quindi meglio di così. Io come sempre nel mettere le matite, l'eyeliner, sono un po' un casino. Nella rima interna invece dell'occhio vado a mettere sempre della stessa linea long lasting, però questa marrone, sempre della Essence. Non so se ci abbia un numero. 02. 02 Hot Chocolate, e questo qua era 31 Rosy and Goldie. Quindi questo qua lo metto nella rima interna. E qui le mie allergie avrebbero da dire. Ora, come mascara, metto questo qua della Essence, che è il Get Big Lashes Volume Boost Waterproof, ovviamente, perché altrimenti l'effetto panda è dietro l'angolo. Quindi vado a mettere il mio mascara. Allora, ha uno scovolone, non uno scovolino, ma uno scovolone enorme, ma non fa incrostare le ciglia, cosa che invece mi succede con il L'Oreal dello scorso tutorial, e costa un terzo del L'Oreal, ovviamente, cioè va bene. Ne faccio un'altra passata. Come rossetto, allora, vorrei mettere questo, che è l'Ultra Last Instant Color, il numero 8 di Essence. Mi sa che lo metto nel prossimo look. È questo, ha una colorazione molto naturale, vedete, è davvero carino, dura un sacco. Questi qua ve li straconsiglio perché costano poco e durano un sacco. Allora, se dovessi uscire, metterei questo. Per fare scena, invece, ho questo. Il Metal Shock Lip Paint, che è blu, con questo applicatore. Ed è fatto così. È stupendo, per carità, ma per uscire mi sembra un po' eccessivo. Questo è uno che ha voluto prendere mio marito quando l'ho portata in spedizione nel vedere i nuovi prodottini della Essence. Mi ha detto prendilo, cioè con questo blu ci sta benissimo, è un po' colore su colore, quindi se dovessi uscire metterei questo per provare. Ora vado di questo, e questo qua è il risultato. Allora, il blu è effettivamente eccessivo, sporca i denti subito e fa abbastanza schifo, nel senso che ha un sapore di mela, però fa abbastanza schifo, molto schifo. Questo comunque è il risultato del trucco occhi. Vi faccio vedere il trucco anche con un rossetto umano. Con trucco umano vado a mettermi quello che avevo scelto. Lo adoro questo qua perché risalta la colorazione delle labbra naturali, cioè praticamente si fa quasi fatica a percepirlo, ma sappiamo che c'è, e dà un colore un po' più vivo rispetto a quello naturale.
La colorazione che vi ho detto è appunto la 8, quella che ho preso io, e appunto è molto simile alle mie labbra naturali e mi fa questo effetto che adoro. Allora, questo è il primo look. Ed ora mi strucco e facciamo il secondo look con la stessa palette. Allora, mi sono struccata, ho rifatto la base, quindi ho rimesso il primer uguale a prima, il correttore, e adesso vado ad utilizzare dei nuovi colori, sempre della stessa palette, ovviamente. Quindi volevo utilizzare il rosa, cioè la parte di qua che non ho utilizzato. Ho adesso utilizzato quella sotto, adesso volevo utilizzare quella sopra. Quindi iniziamo subito. Come primo colore vado a mettere su tutta la palpebra il rosino, questo qua. Vado ad utilizzare il dito, che forse è meglio, perché ho bagnato il pennello ripulendolo un pochino e quindi non resta bene, e poi è un po' polveroso, quindi non è shimmer come gli altri e fa un po' più fatica a rimanere giù. Vado a mettere come colore di transizione nella piega questo azzurrino qua, che è shimmer, quindi vado a metterlo. Ora appunto mischio gli azzurri con i rosa. Se ne potrebbe anche fare un terzo look e un quarto, anzi fatemi sapere se vi interessa, perché ovviamente i colori si abbinano sempre tra di loro, l'hanno studiata bene. È una palettina che non costa niente, come sempre vi dico tutti i prezzi delle cose, se me li ricordo, se riesco a risalire, li trovate giù nell'info box, ma è tutti i trucchi low cost, molto low cost ovviamente, Essence e Catrice sono così. Poi nell'angolino qua vado a mettergli il blu più scuro, questo da questa parte. Wow, questo è fantastico, non l'avevo mai provato questo qua. Allora, gli altri trucchi, quelli dell'altro lato, erano più verde acqua, questi qua sono blu, proprio blu, mi piace un sacco. Poi vado a mettere invece da questa, nella parte più vicina all'occhio, cambiando pennello magari è meglio, vado a mettere il viola, questo qua, quindi di qua, anche questo è super shimmer, e andiamo di dito. Non so perché, ma quelli chiari con il dito restano meglio che col pennello. E in mezzo vi vado a mettere questo. Quindi ci provo sempre io col mio pennello, lo sfumo un po' con gli altri colori come prima passata, ed ora vado ad utilizzare il dito, ovviamente. Sempre con l'oro, questo lo uso come jolly, vado a metterlo un pochino sempre in centro, mi piace fare il punto luce dorato. E come avevo fatto prima, lo faccio anche ora, quindi sempre con l'oro, un tocco sotto la sopracciglia e un tocco all'interno dell'occhio. Siamo a questo punto e devo dire che mi piace molto anche questo abbinamento. Vado ad utilizzare ora l'eyeliner, questo qua, sempre di Essence, quello rosa, che risulta così.
nella rima interna vado a mettergli questa matita, sempre della Essence, il Cool Down, la numero 9. Mi sono accorta di essermi dimenticata di fare la linea sotto, la rima sotto, quindi sempre con il mio rosa, questo, vado qua. Ne aggiungo un pochino. Ok, questi hanno un po' di fallout, soprattutto il blu. Ed ora, come sempre, il solito mascara. Allora, ci stava anche un eyeliner nero, sicuramente era meglio di quello rosa, però stiamo facendo due look un po' aggressivi, come si dice, un po' sirenosi, e quindi niente, ho voluto mettere anche questo qua rosa. Questo è il secondo look. Spero che questo video vi sia piaciuto, questa idea appunto di utilizzare la stessa palette per fare due trucchi occhi vi sia piaciuto. Vi ripeto ancora, tutti i prezzi dei prodotti li trovate giù nell'info box. Se volete vedere altri look che si possono creare con questa palette o con altre palette, scrivetemelo giù nei commenti. Io ho terminato anche questo video, spero tanto che vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima!